come ci viene ci viene. Ci viene, mi piace così. Ciao, benvenuti ciao. Al mio canale. Lui è Christian Björnsen. Ciao. Ho detto giusto? Ho pronunciato giusto? Quasi. Christian Björnsen. Björnsen. Lui è professore all'Università di Milano di norvegese, ovviamente. Questo video è per molti di voi che me l'hanno chiesto, cioè 10 frasi importantissime da sapere prima di andare in Norvegia, ovviamente in norvegese. Sì, dimmi tutto, inizia. No, inizia tu. Okay. No, tra l'altro io vado da Christian a studiare, faccio lezioni con lui perché, proprio perché sapete che devo andare a vivere in Norvegia, il mio norvegese è arrugginito. Arrugginito, sì. Ma stai migliorando più alla grande, direi. Alla grande. Iniziamo col semplice. Come ti chiami? Come diciamo? Vad heter du? Ah, vad heter du? Jag heter Christian. Vad heter du? Jag heter Yara. Bravo. È giusto? Sì, beh, è giusto. Ancora, dai, ce la faccio. Sì. E poi un'altra frase secondo me importante è come stai? Ah, hvordan går det? Hvordan går det? Che più come va? Hvordan går det? Come va? Ok. E poi uno risponde come in italiano, che beh, si risponde bene anche se uno è a pezzi, si dice bravo. Bra. Ja, sì, nai, no. Ecco. È importante. Ecco, punto. Le due parole più importanti. Ja, nai. Mm-hmm. Ok. Sì. E poi che altre possiamo dire? Mm-hmm. Vur kommer du fra? Vur kommer du fra? Vuol dire da dove vieni? Mm-hmm. Jai kommer fra Milano, Italia. Mm. Ah, jai kommer fra Norge. Norge. Mm. Poi già abbiamo detto jai, io, e du, tu. E il bello del norvegese è che il verbo non cambia. È vero, sì, questa è la cosa, una delle poche cose facili del norvegese, che sì, il verbo sì. È sempre uguale. Sì, tanti pensano, ma deve essere qualche trucco, quindi qualcosa che, cioè, perché è così facile. Invece è così. È proprio così, sì, facile, sì. Facile. Qualche altra frase? Dove vivi? Ah, vur, che è dove? Vur burdu. Vur burdu. Bur vuol dire vivere. Sì. Cioè vivere nel senso di abitare. Abitare, sì. Vur burdu. Jai bur in Milano? Ah, jai bur osso in Milano, anche a Milano. Och jag liker, nuovo verbo, like, che c'era, mi piace. Jag liker Milano. Du liker Norge också. Jag liker Norge. Du älskar Norge. Jag älskar. Jag älskar Norge. Hun, che è lei, hun älskar Norge. Jag älskar Italia. Sì, lui è tra l'altro il norvegese meno norvegese che conosco, è più italiano che conosco. Sì, sì. Ti aspetto forse no, ma dell'anima. È vero. Sì. Per esempio, come si dice scusa o scusi? Questo è un forse un po' per voi un po' scioglilingua, come si dice? Unnskyld. 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 Per esempio, se voglio dire scusa, come ti chiami? Diventa Unnskyld, vad heter du? Unnskyld, vad heter du? Ah, ok. Bene. E come si dice invece scusa, puoi ripetere? Perché magari non ho capito. Unnskyld, kan du gjenta? Kan du gjenta? Puoi ripetere. Quando niente. Poi il bello, secondo me è bello, che in norvegese non esiste il lei. Quindi è tu, già il primo ministro, ehi, tu, come va? Come butta? Come stai? Non c'è. Non c'è nel formale. Però se uno lo usa è per scherzo. Per scherzo, ok. Per come dico io. Uno, se uno proprio vuole fare il scherzo, fare l'uomo dell'Ottocento col cilindro monocchio, così. Nessuno lo usa seriamente più. È vero. Diverso dall'Italia. E per esempio, come posso dire non parlo norvegese oppure parlo poco norvegese? Che il verbo è snakker, quindi jeg, io, jeg snakker italiensk. Se vuol dire non parlo il norvegese, jeg snakker ikke, che ikke è la negazione, jeg snakker ikke norsk. Jeg snakker ikke norsk. Men du snakker norsk. Litt norsk. Jeg snakker litt. Litt norsk. Litt norsk. Ja. Poi, per esempio, come si dice vorrei avere un bicchiere di birra? Mm-hmm. O potrei avere un bicchiere di birra? Bicchierino, eh. Jeg
jeg vil ha, che io vorrei avere, jeg vil ha en øl. Vorrei una birra. Jeg vil ha en øl. Cosa vuoi, cosa vorresti, diventa va, come cosa, va vil du ha, cosa vorresti avere. Sì. Ok, sì, va sì. Vil, ok, jeg vil ha øl, va vil du ha? En öl. Posso? Okay, ma per esempio, come si dice quanto costa? Diciamo vur mye, oppure semplicemente va, cosa costa, possiamo anche dire. Va koster en öl. Va koster en öl. Normalmente tipo 20 euro. Circa 10 euro, dai. 10 euro al bar, sì. Ok. È caro. E, un'ultima parola che vorrei che tu mi dicessi, che è difficilissima secondo me, è comprare. Ah, köpe. Köpe. Poi per köpe. Fare, questo è l'infinito, per fare il presente, semplicemente aggiungere un R, così... io compro una casa. Come dici? Jeg köper ett hus. Hus. Hus, con la U. Hus. Ah, io köper ett hus. Per bra. Esempio. Kjempebra. Benissimo. Kjempebra. Oppure, ecco, KJ, sì. KJ. E MTI. Bra. Kjempebra. Si legge sh. Sì. Oppure, molto bene. Veldig bra. Veldig bra. Poi anche grazie, ci sta. Tack. Varsågod. Varsågod. Tusen tack. Mille grazie. Ecco. Spero che questo video, anzi sono sicura che vi sarà utilissimo prima di andare in Norvegia. Imparatevi queste frasi, che siete tranquilli per un po', per un po' di giorni almeno. Sì, 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 sì. E io vi lascio tutti i contatti di Christian, che lui è bravissimo, simpaticissimo, è veramente un norvegese atipico. Infatti lui è di Tromsø. Tromsø. Al nord, sì. A differenza di noi in Italia. A nord sono più spontanei, più, vero? È il contrario di noi, che al sud sono un po' più formali, un po' più rigidi, al nord invece sono più spontanei. E quindi lascerò tutti i contatti di Christian qua sotto nell'info box, se volete contattarlo, se volete fargli domande. Lui dà lezioni private, tra l'altro, di norvegese, è bravissimo, simpaticissimo, le lezioni qua vi passano. A Milano. Qui a Milano, esatto. Ma fai anche su Skype? No, per adesso non su Skype. Per adesso no, però magari. Intanto, grazie tante Christian, tusen tack. Lasciamo. E a presto, al prossimo video. Ciao ciao. Ade.